Un sorriso per il Giappone dal lido di Roma, grazie alle api e a tutti coloro che si sono impegnati per realizzare un'iniziativa che sposa cultura, solidarietà naturalmente in particolare per il Giappone in questo momento e divertimento però. Noi stiamo cercando di fare qui oggi, abbiamo spiegato un pochino perché siamo qui, cosa è successo in Giappone, abbiamo chiesto a loro che cosa hanno percepito da tutta questa cosa, proprio perché loro crescano con la consapevolezza che i loro coetanei hanno avuto dei problemi e quindi proprio anche grazie a loro, alla loro partecipazione, si possa creare un qualcosa che li possa poi aiutare. I ragazzi sapevano del terremoto in Giappone? Sì, sì, la prima cosa infatti quando gliel'ho chiesto, sapete cosa è successo, e mi hanno risposto appunto il terremoto. Sono consapevole, evidentemente sono stati sempre tenuti informati dalle famiglie, dai giornali. I ragazzi stanno imparando questi giochi, che giochi sono innanzitutto? Allora, sono dei giochi antichi e oggi ho portato dei piccoli esempi, c'è cioè il Kendama che i bambini italiani conoscevano sicuramente attraverso il cartone animato Yattaman. Un altro giochino molto semplice è questa piccola, diciamo, chiamiamola giostra, che tutte quante le bambine sono venute a girare, avevano la possibilità di farla una volta sola senza far arrotolare tutti quanti i fili, quindi dicendo che ci vuole dolcezza, forza e pazienza, quindi le caratteristiche delle cose poi che vengono dalla cultura giapponese. Un altro gioco è l'Otedama, un gioco molto antico, infatti purtroppo anche un pochino dimenticato, consiste in piccoli sacchettini cuciti con gli avanzi della stoffa del kimono, quindi un riciclo che avevano, e viene riempita con i fagioli azuki. Abbiamo fatto l'origami, siamo riusciti a fare la scatolina. Chi è a casa come può contribuire ad aiutare Un Sorriso per il Giappone? Sul sito dell'associazione Agisai si possono trovare tutte le direttive per poi aiutare tramite le api, e le api poi sono quelle che raccoglieranno il fondo con un notaio e tramite dei bussolotti lo apriranno insieme appunto a questo notaio e poi lo spediranno direttamente in Giappone.